secondo me avevo vissuto tra televisione e telefono, siccome per telefonare dovevo spostarmi, non riuscivo a vedere tutta la partita perché la televisione era in un posto dove il cellulare poteva loro. Però devo dire che c'è stata anche un'occasione di fare gol, quella per la egoista, insomma ce l'abbiamo avuto le occasioni per fare gol, forse con un po' più di cattiveria avremmo potuto magari anche pareggiarla. Siamo stati un po' verticali con il cuore del discorso, dove dovevamo essere, poi è quello che serve per vincere le partite, perché comunque, specialmente nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, che pensavo fosse stato un po' più, invece devo dire, anche del, fino al discorso del gol, anche lì abbiamo preso palino in mano noi, abbiamo cercato, abbiamo lavorato bene, devo dire bene, alti, andiamo a palare, contro una squadra con altre cose che di ripartenza credo sia forse la più forte del campionato, perché c'è due stelle molto veloci. E invece, mi dispiace perché abbiamo preso un gol da un'azione che poteva essere potenzialmente per noi, non dico poco, ma c'era Parreto pronto per tirare, con tutta la porta aperta, addirittura abbiamo aperto Tavata, può succedere, non è che quello l'altro del posto, né a Celato, né a Gente che forse poteva costare. Però da lì poi abbiamo preso una ripartenza, eravamo anche messi bene, che non eravamo in periodo di domenica, però poi siamo fatti un po' sorprendere su sto posto, cose che ci possono stare nel calcio, che ci possono stare, la difesa aveva preso 0 gol, quindi non stare. Però mi dispiace perché ci avevamo un po' di domanda, poi abbiamo riprovato su Becco, ovviamente poi anche ricordo del Siena, perché ripeto, un controviere della squadra valida, però a me la situazione non mi è piaciuta e nel secondo tempo c'è stata la partita, abbiamo giocato dentro a campo, loro si sono facciati pochissimo, solo che la cosa sulla quale abbiamo lavorato molto è che alcune hanno avuto un enorme secondo me possesso palo, lo stavano verificando, abbiamo avuto il possesso palo di loro, comunque con giocando fuori casa e più incisività, più cattiveria forse negli ultimi 20-30 metri che poi diventano quelli più determinanti affinché il risultato vada a fine. Però io, guarda, io mi ha ridato, lo dirò anche ai ragazzi adesso, se avessi dovuto scegliere tra una sconfitta in questa maniera o un pareggio con tutta la squadra in sofferenza per 90 minuti in una metà campo a soffrire gli attacchi del Siena e poi perché a casa fortissimo così, io preferisco una prestazione del genere perché comunque ci deve dare forza e ci deve far capire che se riusciamo a migliorare qualcosa in più, a fare qualcosa in più, noi possiamo diventare una squadra veramente importante perché c'è stata personalità, abbiamo giocato tranquillamente, ce la siamo andati a giocare, era una partita molto attesa, tutti si aspettavano magari sai che l'Atalanta arriva a giocare un po' più, invece ce la siamo andati a giocare a viso aperto e abbiamo fatto secondo me una buona partita, tra le altre cose se fosse venire a pareggio nessuno poteva dire lo scambio perché l'occasione per pareggiare ce l'abbiamo anche avuta, insomma, quindi è andata, la mettiamo immediatamente alle spalle e andiamo a lavorare per la prossima cercando di fare tesoro.